Buonasera, ringraziamo per l'invito, l'accoglienza. Fa molto piacere una serata fredda così e avere tanta gente davanti. Vuol dire che comunque il tema che stiamo tentando di affrontare è un tema che ci tocca al cuore. Però io penso che prima di entrare nelle vicende nostre, in materia di legittimità e diritti, bisognerebbe... Io c'è un fatto che a me da tanti anni mi preoccupa parecchio. In tema di diritti, guardate che è stato fatto a livello mondiale un lavoro che è durato 25 anni. Io credo che questa convenzione che sto per raccontarvi è la madre di tutte le convenzioni. Io credo che dovremmo, sia a livello nazionale sia a livello europeo, concentrarsi sull'approvazione di questa convenzione. E si chiama Convenzione ONU per i diritti dei migranti e delle loro famiglie. Tra l'altro, di tutte le convenzioni internazionali che sono circolate tra il 1970 ed oggi, è l'unica convenzione che riconosce il diritto al cosiddetto clandestino. È stato frutto di 25 anni di lavoro, di bozze modificate e tutto. Alla fine, quando questa convenzione è pronta, nessun paese dell'Unione Europea l'ha voluto firmare. Nessun paese dell'Unione Europea può firmare quella convenzione. Ci abbiamo fatto manifestazioni a Bruxelles e tutto. Perché se quella convenzione fosse ratificata e rispettata, molti dei temi che stiamo parlando renderlo ovviamente vincolante per tutti gli stati membri che firmano quella convenzione. Perché è una convenzione che riporta il diritto nei binari giusti. Io credo che questo è da lì che bisognerebbe ripartire, perché è una convenzione che ormai, dopo anni di battaglie, è stata lasciata lì, nessuno ne parla neanche più. E l'altro fatto è il diritto a migrare, perché se le multinazionali si stanno accaparrando le terre dei contadini, che i contadini sono costretti ad andare a cercare dove vivere, allora di due cose l'una. Una volta in Africa potevi partire dal Senegal cercando di emigrare, passando, attraversando tutta l'Africa, per arrivare, tentare di arrivare in Marocco. Oggi che cosa succede? L'Europa ha organizzato una polizia che si chiama Frontex. Io vengo da Dakar. Quando ero ragazzo, la mia stanza, quando aprivo, vedevo un pescatore che passava con la sua barca. Oggi, quando vado a Dakar, apro la mia finestra, la prima cosa che vedo è l'elicottero delle Frontex. Quindi i confini non sono più qui, i confini sono stati spostati in Africa. Perché? Nel mare, a Dakar, che vanno a pattugliare per impedire le persone di venire in Europa, nel nome del diritto internazionale, violando anche accordi internazionali in cui l'Europa non potrebbe spostare questi confini fuori dall'Africa. E quindi io non mi vorrei attardare sulle convenzioni violate. Ma io penso che il paese deve prima di tutto prendere coscienza dello stato in cui dobbiamo vivere. Se uno non prende coscienza, difficilmente può dare delle risposte. I diritti, siano civili che sociali, noi tra l'altro siamo uno spazio così in cui io sono cresciuto da ragazzo, alla fine degli anni 80, anche io sono cresciuto in Toscana, in questi luoghi qui. Anche il diritto sugli spazi di aggregazione giovanili. Il diritto alla socialità, perché sono dei luoghi di produzione di socialità, di relazioni, di culture, e molto spesso laddove ci sono delle mancanze da parte dei comuni sono questi luoghi che poi dopo non si muovono. Io ricordo nel 1990 quando avevamo una casa d'accoglienza dentro un luogo così, mentre il comune di Firenze non aveva neanche ancora una stanza. Poi dicono questi ragazzi qui, questi ragazzi. Quindi il diritto alla socialità, perché esistono, se noi andiamo in Europa del Nord, vediamo come gli stati, attraverso tutta una serie di politiche mirate, valorizzano questi luoghi. Noi non sappiamo creare dei percorsi d'uscita alla illegalità. E poi sul tema di illegalità ci sarebbe anche da discutere, bisognerebbe capirsi cos'è legale e cos'è non è illegale. Allora, io credo che la costruzione di quel percorso deve essere accompagnato dal punto di vista normativo. Però noi sappiamo bene che spesso viviamo in un paese dove si dice fatta la legge si trova l'inganno. E quindi ragionare in modo di diritto proprio applicato diventa una cosa veramente difficile. E l'altra cosa è il diritto a restare. Noi viviamo attualmente, per quei cittadini che vengono dall'estero, con una legge che è la legge più razzista d'Europa, mi riferisco alla Bossi-Fini.
la Bossi-Fini ha distrutto le vite di tantissime persone, invece di dargli il diritto, perché l'immigrazione ormai è una realtà economica, una realtà che produce 7 miliardi e 200 mila euro hanno versato nella cassa dello Stato. Quindi chiedono il diritto alla parola, il diritto di essere rappresentati meglio. E quando si parla anche spesso di immigrazione, ma questo tema qui, questa campagna elettorale non l'ho sentito da nessuno, da nessuno. Allora, io credo che la socialità come diritto bisogna ripartire da lì. È chiaro che se immagini di trattativa con diciamo, i governi sono molto difficili, perché loro tutto ciò che non fa parte di un loro piano viene messo da parte. Allora tocca a noi cittadini rivendicare questi diritti e legittimare i nostri spazi, perché sono luoghi, lo ribadisco, luoghi di produzione di socialità. E dell'altro giorno c'era un articolo dell'ECRI, che è un organismo europeo che si occupa di razzismo, di diritti, ma occorre una rivisitazione del Trattato di Dublino. Mi riferisco ai rifugiati, perché quello che è accaduto sui rifugiati, che ha appena Nicola ha parlato della realtà veneta, ma un po' dappertutto, in Toscana anche abbiamo rifiutato grandi numeri, abbiamo fatto dei piccoli numeri, però anche lì ci sono già stati dei problemi 2-3 mesi fa di rivolta, perché questi ragazzi vivono anche una pressione psicologica che nessuno pensa. I medici per i diritti umani che sono entrati, che hanno parlato con loro, abbiamo visto una grande difficoltà di inserimento. Qui stanno bene, ma se andate nel Trentino, se prendiamo un subsahariano che la neve non l'ha mai vista, l'hanno preso e buttato nel Trentino, questi sono stati per un anno intero, andavano in giro, nessuno gli insegnava l'italiano. Dei signori pensionati che sono lì hanno visto questi ragazzi, hanno tentato di costruire una scuola per dare almeno il diritto. La formazione, il sapere non sono un lusso, sono un diritto per tutti. Il problema è che noi siamo bravi a firmare le convenzioni per non rispettarle, poi, specialmente se sono convenzioni, noi facciamo fatica già ad applicare ciò che abbiamo in casa, figuriamoci il resto. Io penso che, non so quanto ho parlato in generale di questi temi qui, magari mi ci date il tempo, se no uno rischia di parlare troppo e ci sono altri oratori. Io ho anche un'altra carta che spesso io dico, dobbiamo fare una battaglia, uno a livello nazionale, l'altro a livello europeo. Perché dico di livello europeo? Ci sono due trattati molto importanti. Il primo, avevano cominciato ad applicarlo, il trattato di Nizza, per quello che riguarda la socialità. Secondo, il trattato di Lisbona, perché è l'unico trattato che parla di socialità, di diritti ai spazi, di diritti di rivendicazione. Ma anche su quella convenzione lì ci sono dei soldi per la socialità. Sono i nostri politici che sono incapaci di gestire il rapporto con l'Europa su questi temi qui. Durante l'ultima votazione proprio del bilancio europeo, noi siamo stati quelli che hanno dato di più di quelli che ha ricevuto. Allora, visto che è così, io credo che anche in momenti di difficoltà, sul principio del diritto di uscita alla illegalità, su questi temi noi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno, perché riguardano vite umane di persone, che siano immigrate o non, perché anche tutti i capitoli a volte della socialità, io questo l'ho imparato quando chi ha fatto il consigliere lo sa, molto spesso vengono approvate delle cose con un codice, ma poi dopo si va a verificare il codice, è un codice non finanziato. Su questo tema qui la politica gioca con noi, dobbiamo fare molta attenzione, perché abbiamo 20 anni di ritardo da recuperare su quel terreno lì. E io credo che per ultimo, per quello che riguarda la formazione del sapere, dobbiamo rendere proprio, ridiscutere questi spazi, perché sulla formazione e sul sapere lì anche possiamo ricavare proprio dei spazi proprio di legittimità proprio, del diritto proprio alla formazione, perché quello che sta accadendo, io credo che noi dobbiamo anche, prima di tutto, se le norme dal punto di vista giuridico e tutto cambia, mentre la mentalità dal punto di vista culturale rimane, ci troveremo sempre a uno scontro. Io credo che dobbiamo fare un lavoro a doppio binario, un lavoro dal punto di vista giuridico e tutto, ma ci aspetta un grande lavoro di trasformazione culturale della mentalità. Perché noi, diceva la Paola Tabet in Toscana,
ci siamo lamentati di un male prima di averla vissuta. E quindi questi sono stati i presupposti. Visto che oggi la situazione è arrivata in questo livello, penso che dovremmo moltiplicare le nostre azioni, soprattutto, finisco con questo, per quello che riguarda i rifugiati, perché il 28 queste persone non hanno chiesto di essere venute qui. Io credo che la questione dei rifugiati riguarda tutta l'Europa, è stato un gran bluff da parte di tutta l'Europa. Quando sono andate a firmare gli accordi con la Libia, ma sapevamo che comunque in qualche modo non bastava, bisognava avere una politica d'accoglienza. Se non ce l'hai, è difficile che tu possa accogliere le persone. Anche la cancelliera ci è andata, ma non ho detto che cosa ci è andata a fare. Lì l'abbiamo scritto tante volte. Io penso che l'immigrato è un conto, ma i rifugiati meritano di essere trattati in un altro modo. E poi non possiamo far finta su quelle cooperative. Perché quando ho saputo che molti di loro la mattina gli danno due pezzi di pane, una bottiglia d'acqua, un nuovo sodo, ma dove sono andati a finire questi 46 euro? Ma quell'elenco che mi hanno fatto non arriva neanche a 10 euro. Il resto dei soldi dove sono? È facile intascare i soldi poi dopo ritornare. Io credo che questa gestione vada rivista, così non va bene. Se no, tutti questi miliardi dati a queste cooperative che non fanno neanche quelli che devono fare, io credo che questa è un'altra vergogna. E poi il gioco politico, termino qui. Tu vai in comune e ti dice vai dal prefetto. Tu arrivi al prefetto, lui dice comunque noi aspettiamo la risposta del Viminale. E quindi ti entri in una spirale in cui non sai mai dove andare, con chi devi andare a parlare. Io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Queste persone sono qui, non è che il 28 finisca tutto, dovremmo prenderle e buttarle a mare. Noi dobbiamo rivendicare il diritto di essere inseriti per queste persone, perché da quel tipo di politiche che si misura veramente la civiltà di un paese.